Corsa al Colle, arrivata la fumata bianca, sarà Mattarella bis. Tutti i grandi partiti infatti hanno deciso di convergere sul presidente uscente. Nel telegiornale i commenti di Toma, Greco e Occhio Nero. Domani mattina a Pozzilli l'ultimo saluto a Lucia Fantauzzi, la 46enne che ieri, dopo aver superato il passaggio a livello, è stata travolta da un treno in transito. Dalla prima ricostruzione è stato chiarito che le sbarre erano regolarmente abbassate, indagini dei carabinieri in corso. Coronavirus, ASREM predispone la riapertura del reparto Covid al Santissimo Rosario di Venafro, sarà destinato alle persone con problemi di assistenza positive. Area medica oltre la soglia critica, il dato nell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, scendono invece RT e incidenza ogni 100.000 abitanti. Il professor Rezza ha fondamentali comportamenti prudenti e autosorveglianza. Grande partecipazione a Isernia per la vendita solidale delle arance della salute AIRC. L'associazione Il Girasole di Pescolanciano ha promosso questa nuova iniziativa finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca e il risultato di oggi è di 2.000 euro. Infine lo sport, il calcio. Domani sfida decisiva ad Andria per il Campobasso di Cudini, in attacco ballottaggio tra Parigi e Rossetti e tra Mercai e Liguori. Basket, Magnolia in campo a Lucca. Buon pomeriggio e bentrovati a tutti voi. Come avete sentito dal sommario, tante notizie in questa edizione, ma l'apertura naturalmente è dedicata all'elezione del Presidente della Repubblica, perché nonostante sia andata a vuoto anche la settima chiamata con Mattarella che ha però ottenuto più di 380 voti, è stata raggiunta l'intesa tra i leader dei partiti di maggioranza e sarà proprio il capo dello Stato uscente, il nuovo Presidente della Repubblica, o meglio rinnoverà il suo mandato. Alle 15 i capigruppo della Camera e del Senato andranno al Quirinale per formalizzare la proposta, ma è evidente che ci sono stati già dei contatti, ci sono anche delle dichiarazioni da indiscrezioni del Presidente Draghi. E noi ricostruiamo quello che è accaduto nelle ultime ore col presidente della regione Molise, Donato Toma, che è un grande elettore del capo dello Stato e che è in collegamento con noi Skype. Ben trovato presidente. Salve, mi sento un po' male, quindi non dispiacetevi se le mie risposte non sono confacenti alle vostre domande. Ok, vediamo allora se riusciamo ad intenderci per qualche minuto. Allora, lei mi conferma, del resto c'è stata una telefonata tra Mattarella e Berlusconi, che voterà Mattarella nella chiama del pomeriggio che inizierà alle 16.30, quindi raggiunta l'intesa? Raggiunta l'intesa, noi voteremo convintamente Sergio Mattarella, ci sarà la stabilità che i mercati attendevano e penso anche la stabilità e l'autorevolezza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come mai si è arrivati a questa che inizialmente, all'inizio di questi giorni dell'elezione del Capo dello Stato, era stata definita come l'estrema ratio, Presidente? Guardi, non ho ben compreso la domanda perché qui è disturbata la linea, però le posso dire che l'intesa dopo Berlusconi non è stato trovato nessun nominativo che potesse essere, diciamo, all'altezza del Presidente, ma a questo punto Mattarella è una garanzia per tutti ed è l'uomo che il Presidente, anche il Presidente Berlusconi, ha dato l'ok, quindi Forza Italia e tutto il centrodestra voterà Mattarella. L'ultima domanda che le faccio, sperando che mi senta, è una domanda politica, perché questa vicenda ha messo in evidenza tutte le frizioni interne agli schieramenti, in particolare a quello del centrodestra. Ormai tutti gli opinionisti sostengono che il centrodestra non esista più, del resto oggi Tajani ha preteso di partecipare alle trattative, di fatto togliendo la delega a Salvini. Lei come vede in prospettiva questa situazione, Presidente? Beh, io posso dire che il centrodestra è più unito che mai. C'è un blocco di centrodestra che sta convergendo su Mattarella, ormai l'intesa è stata raggiunta e il king, come si dice, il kingmaker è senza dubbio Berlusconi, che nelle ultime ore ha telefonato a Mattarella, ha fatto il suo giro di consultazioni e Salvini, Tajani e la Meloni e tutta la maggioranza, la Meloni ha detto come la pensava, ma non sono io a dover dire come la pensa lei.
tutta la maggioranza attualmente al governo ha convenuto che Sergio Mattarella aveva i requisiti per mantenere la stabilità in Italia ancora per 7 anni. Bene, Presidente Toma, grazie di essere stato con noi. Ci risentiremo nelle prossime ore, sicuramente dopo l'esito del voto. Grazie Presidente. Arrivederci, arrivederci. E quindi per il governatore Toma il vero kingmaker di questa operazione è Silvio Berlusconi. Certo è che c'è una maggioranza di governo e un centrodestra che ha delle evidenti difficoltà, però c'è una doppia anima anche nel Movimento 5 Stelle. Siamo in collegamento telefonico con Andrea Greco, anche da lui voglio subito un commento su questa soluzione Mattarella bis. Ben trovato Greco. Grazie, grazie dell'ospitalità e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando da casa. Che dire, credo che a questo punto sia l'unica soluzione possibile, parliamoci francamente, l'unica soluzione che non vedrebbe perdere nessuno. Credo che si è ridotta, diciamo, l'elezione del Presidente della Repubblica a un momento anche di contrapposizione politica, no? E questo non dovrebbe mai accadere. Lo dico tanto a destra ma anche a sinistra. Ho trovato le esternazioni in tal senso di Letta, a mio avviso, poco accorte, diciamo così, no? Dire tutti i candidati di centrodestra faranno la stessa fine di Berlusconi, a mio avviso non è stata una cosa che ha facilitato le operazioni di mediazione, tutt'altro, piuttosto le ha complicate. Ritengo che l'articolo 87 della Costituzione indica la strada, il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale e io è con quello spirito che sono venuto a votarlo. A mio avviso deve essere frutto della mediazione di tutte le forze politiche e chiaramente intorno a Mattarella non può che esserci questa mediazione di tutte le forze politiche. Sarebbe assurdo anche pensarlo il contrario. Senta, certo, Greco, la politica dà un segnale, sì, diciamo, di non discontinuità, che male non fa, perché Mattarella insomma ha dimostrato secondo me di essere un ottimo presidente della Repubblica. Sicuramente è una garanzia per questo paese. Senta Greco, lei ha citato, insomma, ha criticato un po' le ultime uscite di Letta, però bisogna dire che anche le ultime uscite di Conte non sono servite di certo a chiarire il quadro. Ricordiamo che ieri sera, subito dopo Salvini, ha detto stiamo lavorando per eleggere una donna, tant'è vero che poi nella notte, insomma, si è creata la polemica sulla capo del DIS Belloni, anche perché c'è stato un tweet di Di Maio che insomma ha criticato, diciamo, molto che duramente. Non è mai uscita dai radar la candidatura di una donna, non era una novità, e questo è quello che ha voluto dire Conte ieri. Certo è che i leader in assoluto, io le posso dire da spettatore interno, da protagonista interno a questa vicenda, a mio avviso un po' tutti i leader escono ridimensionati da questa vicenda, perché in effetti è successo, si è percepito in maniera lampante poi qui dentro come magari i leader spesso hanno indicato una strada che non è stata seguita dai forse dai e lo dico da giornalista contro gli interessi della categoria, Greco, avrebbero fatto meglio a parlare un po' meno questi leader in questi giorni, visto che hanno detto un po' tutto il contrario di tutto a distanza anche di poche ore. La congedo. Io posso solo dire una cosa, secondo me tra tutti sicuramente, infatti in tal senso un po' tutti ne escono ridimensionati, chi ha giocato un ruolo invece paradossalmente stando zitto, chi ha giocato un ruolo centrale, state persone come per esempio Di Maio che è ecco, così me... Greco, lei dicendo queste ultime parole ha risposto indirettamente alla domanda che avrei voluto farle, magari gliela faccio lo stesso proprio in 20 secondi. Certo, certo. Volevo chiederle se lei è più di Maiano o Contiano, visto che ormai è stata definita. No, io sono il capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, appunto, quindi per me il Movimento 5 Stelle è uno, non ci sono diplomatico. Contiani né di Maiano. Va bene. C'è il buon senso e per me quello che conta in questo momento è che il buon senso porti gli italiani a essere orgogliosi del Presidente della Repubblica che verrà scelto. Questo. Grazie Andrea Greco, grazie a lei. Grazie a lei, salve a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie, allora al portavoce del Movimento 5 Stelle
in regione. Ancora un collegamento con il commento di Giuseppina Occhionero, parlamentare molisana di Italia Viva. Ben trovata, dottoressa Occhionero. Lei, anche da lei, voglio subito un commento. Del resto Matteo Renzi è stato tra i primissimi a esultare e a dare già il ben trovato, ben ritrovato a Mattarella. Come ho detto, alle 15 ci sarà la richiesta ufficiale dei capigruppo, però insomma è evidente che si va verso quella soluzione. Prego. Grazie innanzitutto. Allora, abbiamo dei problemi col collegamento perché la voce si sente a scatti, quindi vediamo se... L'occasione per il capo, per il locale portato. Ovviamente Mattarella in 15 individuò Mattarella come presidente della maggioranza. Dobbiamo ripristinare il collegamento perché non si sente nulla e non si capisce nulla. Quindi vediamo se dalla regia riusciamo velocemente. Nel frattempo andiamo avanti col telegiornale, ma tra pochissimo ci ricolleghiamo con Giusy Occhionero e andiamo alla tragedia che è avvenuta ieri purtroppo a Pozzilli. Lo sapete, ha perso la vita una donna giovanissima, 46 anni, mamma di due figli, nell'incidente che è avvenuto sui binari, e domattina alle 10.30 ci saranno i funerali. Sentiamo le novità su questa tragedia. Saranno celebrate domani alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Caterina a Pozzilli le esequie di Lucia Fantauzzi, la 46enne che ha perso la vita ieri mattina nel tragico incidente sui binari avvenuto al chilometro 24 più 32. La famiglia e tutta la comunità di Pozzilli sono sotto shock per l'accaduto, una perdita improvvisa, assurda, impossibile da metabolizzare. Sembrava una giornata apparentemente ordinaria. Lucia si stava recando al lavoro, in fabbrica, nell'area industriale di Pozzilli e forse accecata dal sole ha sfondato le sbarre del passaggio a livello che erano regolarmente abbassate. Proprio in quel momento transitava il treno, il macchinista ha frenato immediatamente ma non è stato possibile evitare l'impatto. Le indagini dei carabinieri sono in corso, l'obiettivo è ricostruire esattamente l'accaduto e la prima ricostruzione evidenzia che i sistemi di segnalamento che consentono al treno di procedere in sicurezza erano pienamente funzionanti. A bordo del treno non c'erano passeggeri, il convoglio doveva iniziare il suo servizio da Cassino ed era diretto proprio nella città laziale. Purtroppo per Lucia non c'è stato scampo, la sua Peugeot è stata portata avanti dal treno per alcuni metri e lei è rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto. Un dolore immenso per i familiari, per i figli della 46enne di 10 e 7 anni, ma anche per le tante persone che conoscevano e stimavano Lucia, una ragazza impegnata sul lavoro, con i suoi amati bimbi, che era stimata da tutti. La sua prematura scomparsa getta un velo di tristezza nelle due comunità di Venafro e Pozzilli. Allora ci ricolleghiamo in diretta con la deputata molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, sperando che adesso il collegamento vada meglio. Lei mi sente regolarmente, vero? Eccola. Buonasera, riproviamo. Io... Prego. Benissimo, non so se voi mi sentite. La sentiamo sempre un po' a tratti, però riproviamo, quindi le chiedevo un commento su questa intesa raggiunta sul Mattarella bis. Ovviamente siamo qui di confermare la fiducia del presidente Mattarella, ringraziandolo per il lavoro che ha fatto fino ad ora e la certezza che continuerà a svolgere un maggiore lavoro per l'età dal Renzi, lo volle già nel 2015 con il presidente la nostra Repubblica, ragione contento di consentire al presidente Mattarella di proseguire il suo mandato. Allora, scusi, io devo interromperla perché purtroppo continuiamo a sentirla a tratti, quindi ora ritroviamo, cerchiamo un'altra soluzione, naturalmente mi scuso con lei, ma la ricontattiamo a brevissimo perché è giusto anche comprendere bene quello che sta dicendo, insomma, che il punto di vista politico del partito di Italia Viva, sappiamo che insomma, Renzi agognava questa soluzione del Mattarella bis che poi è arrivata. Quindi continuiamo col telegiornale e tra poco ci ricolleghiamo con Giusy Occhionero e siamo ancora sulla cronaca, andiamo a Colli al Volturno dove nelle scorse ore c'è stato
un fatto di sangue davvero grave. Un uomo di 50 anni, un informatore scientifico, è stato picchiato selvaggiamente da una coppia, marito e moglie, al culmine di una lite. Tutto pare sia nato dal pascolo di proprietà della coppia, delle pecore di proprietà della coppia, sul terreno del cinquantenne che non aveva gradito questa, chiamiamola, usurpazione da parte della coppia. Da lì la litigata che è poi sfociata in violenza. Il cinquantenne è stato condotto all'ospedale veneziale di Isernia. C'è stata una denuncia, anche l'intervento dei carabinieri che stanno ricostruendo quello che è successo a Colli al Volturno. Siamo ora sull'emergenza coronavirus e sul monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, area medica oltre la soglia critica. Questo è uno dei dati principali che è emerso dallo studio degli esperti. Scendono invece l'RT e l'incidenza ogni 100.000 abitanti. Il professor Rezza dice fondamentali comportamenti prudenti e l'autosorveglianza. Sentiamo Pierluigi Boragine. Area medica oltre la soglia d'allarme, 22,2 era al 10,2 il limite e 15%. Sale anche l'ospedalizzazione in terapia intensiva, ora al 7,7, era al 2,6, la soglia è del 10%. In compenso, dall'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità riferito alla settimana 17-23 gennaio, scendono RT da 1,1 a 0,74 e incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti da 1165 a 966. Dopo una lunga fase di ascesa, il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese tende ora leggermente a diminuire e l'incidenza si fissa intorno a 1823 casi per 100.000 abitanti. L'RT anche mostra una tendenza alla diminuzione e siamo intorno a 0,97, quindi di poco al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 30,4 e al 16,7%, quindi ancora piuttosto elevato, anche se notiamo una prima leggera flessione nell'occupazione dei posti di terapia intensiva. La variante Omicron, ormai largamente predominante nel nostro paese, si rileva in più del 95% dei casi, in alcuni casi è stata rilevata anche la presenza della variante Omicron 2, che però non differisce molto nelle caratteristiche rispetto ad Omicron 1. La situazione epidemiologica mostra quindi alcuni primi segnali di miglioramento, ma la circolazione virale è ancora molto elevata, per cui si raccomandano soprattutto comportamenti prudenti, autosorveglianza e richiami vaccinali. Siamo in collegamento con Giuseppina Occhionero, deputata molisana di Italia Viva, per commentare l'esito delle trattative tra i partiti di maggioranza al governo, tra cui proprio Italia Viva, circa il Mattarella bis. Allora, dottoressa Occhionero, cosa è accaduto nelle ultime ore? Sappiamo che Renzi agognava questa soluzione, del resto 7 anni fa fu proprio lui a puntare su Mattarella decisamente. Esattamente, quindi grazie intanto per l'invito e per la possibilità che mi date di esprimere la massima soddisfazione per la possibilità di rinnovare la fiducia al presidente Mattarella e di consentirgli di portare nuovamente a termine il suo mandato per altri 7 anni, ovviamente. Ringraziandolo sin da ora per il lavoro magistrale che ha fatto per il nostro paese. Chiaramente Matteo Renzi, fu all'epoca l'artefice di quella scelta, oggi non può che manifestare anche lui insieme a tutti noi grande soddisfazione. E d'altra parte avere il presidente Draghi al Consiglio e il presidente Mattarella al Quirinale ci consente di mettere l'Italia al riparo, e quindi una scelta di garanzia, di sicurezza per il nostro paese, forse un po' meno per la politica, perché è evidente insomma che si è evidenziata la mancanza di una regia politica nel nostro paese. Questo diciamo che è un aspetto politico da non sottovalutare.
Senta, ieri Renzi in maniera perentoria e anche molto veemente ha escluso totalmente l'eventualità che Elisabetta Belloni andasse al Colle in quanto attualmente ricopre da 7 mesi il ruolo di capo dei servizi segreti. Lei da donna avrebbe avuto piacere a vedere magari non la Belloni ma una donna al Quirinale? Non so, si è parlato molto anche della ministra Cartabia. Ma guardi, io credo che non sia una questione di parità di genere questa, non lo dico insomma, da donna, però devo ammettere che nonostante la validità di tutti i nomi sul tavolo appunto di donne, era una questione di scelta del Presidente della Repubblica. Matteo Renzi ha avuto coraggio fin da subito a manifestare il suo dissenso, non rispetto alla persona, ci mancherebbe altro, ma rispetto alla sgrammaticatura istituzionale che si sarebbe verificata, e evidentemente poi a parte diciamo, il coraggio immediato di Matteo Renzi, anche gli altri hanno convenuto sulla inopportunità di far passare una figura istituzionale capo del DIS a Presidente della Repubblica. Sarebbe stato l'unico caso in Occidente, insomma. Quindi su questo è chiaro, sappiamo che c'erano stati anche altri. È stata forse una scelta avventata, esatto, da parte della destra di lanciare sul tavolo della discussione un nome, chiaramente mettendo anche a rischio, no? E bruciandolo poi come di fatto è avvenuto. Quindi ribadisco, non è una questione di parità di genere, quanto piuttosto di individuare una figura che possa essere non divisiva, come d'altra parte Mattarella, che ci apprestiamo a votare tra qualche ora, lo sarà, e ha già insomma raccolto il consenso ampio di tutte le forze politiche. Grazie a Giuseppino Occhionero, ci risentiremo sicuramente all'esito della votazione. A disposizione. Grazie mille, salve. Grazie a lei, e con quest'ultimo intervento abbiamo chiuso la pagina dedicata all'elezione del nuovo capo dello Stato. Torniamo sull'emergenza coronavirus e andiamo ad ascoltare i numeri, quelli dell'ultimo bollettino. Ci sono stati altri 2 ricoveri a Cardarelli. Nell'ultimo bollettino dell'ASREM ci sono 2 nuovi ricoveri, uno in malattie infettive, l'altro in anziano fragile, e 2 dimissioni dal reparto diretto dal dottore Donato Santopuoli. I degenti al Cardarelli restano 44, 3 in terapia intensiva, 27 in malattie infettive, 14 in anziano fragile, 12 non vaccinati. 364 i nuovi contagi, 42 persone positive al molecolare, 322 all'antigenico, su 2630 esami complessivi processati, con tasso di positività al 13,8%. E come è accaduto negli ultimi giorni, ancora una volta più guariti che positivi, 415 le persone che si sono negativizzate, 9.365 i molisani alle prese con il virus. In queste ore l'ASREM ha allestito nuovamente il reparto Covid al Santissimo Rosario di Venafro. Sapete, l'ospedale di Venafro fu centrale soprattutto durante la prima ondata dell'emergenza. Ebbene, con questa riapertura verrà garantita assistenza alle persone positive che naturalmente non versano in condizioni gravi. Però è un ulteriore presidio per le persone affette dal virus, come sappiamo che nell'ultimo mese sono aumentate esponenzialmente, quindi riapre questo servizio all'ospedale di Venafro. 535.800 euro a 27 comuni grazie al programma Mangia Plastica, e dal 31 gennaio saranno possibili anche nuove richieste. Questo l'annuncio del parlamentare molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, che fa parte della Commissione Ambiente, che fa riferimento al decreto del Ministro per la Transizione Ecologica, con cui appunto sono state stanziate le prime risorse destinate ai comuni relative all'annualità 2021. Si tratta di un primo sostegno
sostegno, ha detto Federico, per acquistare ecocompattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, quindi in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di contenitori e ridurne il volume, favorendone il riciclo in un'ottica di economia circolare. Il programma Mangia Plastica, conseguente a una norma contenuta nel decreto clima fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, stanzia appunto più di 530.000 euro per questi 27 comuni del Molise. Ho sognato il cambiamento è il titolo dell'editoriale del nostro direttore Pierluigi Boragine, che è stato pubblicato nei giorni scorsi da Primo Piano Molise, che delinea un po' il quadro di quanto avvenuto nei giorni scorsi al comune di Isernia con una crisi che è scoppiata in maggioranza. La riunione fiume termina alle 23.30, era iniziata al mattino, a decretare il rompete le righe Elvira Barone. Andiamo a casa, ci rivedremo domani, le parole della consigliera del Movimento 5 Stelle. Esausti ma felici, il summit della coalizione di centrosinistra, che da qualche mese governa Isernia, è stato proficuo. Sul tavolo tematiche ataviche che da decenni attanagliano il capoluogo. Il rilancio dell'università, del centro storico, il problema dello spopolamento. Insomma, il cambiamento sbandierato e che avevo annusato in campagna elettorale inizia a palesarsi. Sono i primi segnali di un'inversione a U di cui la città ha bisogno. Poi però prendo il giornale e in pagina c'è un pezzo dedicato all'adunanza del centrosinistra. Il caso Ruggero inquieta la maggioranza, il titolo. Un trillo forte, ma che conosco bene, mi distrae. È la sveglia del cellulare che scandisce l'inizio di una nuova giornata. Stavo sognando, ripiombo nella realtà. La riunione c'è stata, è certo. I partiti di maggioranza si sono visti, ma sul tavolo non c'era il futuro di Isernia, bensì la valutazione della posizione dell'assessore esterno Leda Ruggero, nominato dal sindaco Piero Castrataro e in discussione da quando è stata ufficializzata la sua adesione ad Azione, partito fondato da Calenda e Richetti, che hanno lasciato il PD perché in disaccordo con la scelta dei Dem di apparentarsi con i grillini. La SOP continua anche nei giorni successivi. Il PD isernino si riunisce per analizzare il caso. Ti aspetti una presa di posizione forte del tipo lasciamo perdere queste sciocchezze e pensiamo alle cose serie, e invece emergono tre diverse volontà: dimissioni della Ruggero dalla giunta, dimissioni da Azione, dimissioni dalla segreteria regionale del partito nato nel 2019. Ci risiamo, ancora una volta prevale la logica della vecchia politica, ottusa, ideologica, divisiva, litigiosa e incapace di capire quali sono le istanze che provengono dal territorio. Che la Ruggero sia di Azione o del Movimento 5 Stelle, agli isernini non importa nulla, contano idee e fatti. Vorremmo giudicarla per quello che farà in concreto e non per la sua presenza in un partito del quale, tra l'altro, faceva parte, seppur in via informale, anche prima delle amministrative di ottobre. E poi, chi l'ha detto che esponenti di Azione e del Movimento 5 Stelle non possano governare insieme e magari risolvere i problemi della città? Ah sì, lo ha detto Calenda, forse anche Di Maio, ma il cambiamento significa andare oltre gli steccati, disattendere le imposizioni che arrivano dall'alto, da chi non è collegato con il territorio, e dare l'esempio su come si attua il buon governo, la buona politica, appunto, la politica del cambiamento. Ed ora le parole dell'assessora Leda Ruggero, che ha diramato una nota in cui chiarisce
che ha congelato la sua partecipazione attiva al Partito Azione. Questa sua condizione rimarrà in essere fino alla durata del suo mandato amministrativo, quindi da assessora alle politiche sociali del Comune di Isernia, nella speranza che, ha detto Leda Ruggero, si possa voltare pagina, abbandonare rimostranze da tetti a lavori e tornare al nostro quotidiano impegno. Sono stata indicata personalmente dal sindaco, che ringrazio per la fiducia, affinché potessi lavorare a suo fianco per la messa a terra del programma elettorale, cosa che ho condiviso con serietà e impegno. Questo impegno prosegue con lo stesso entusiasmo dei primi giorni e col desiderio di realizzare appunto i progetti. Grande partecipazione alla vendita di solidarietà che è stata promossa oggi a Isernia dall'associazione Il Girasole per AIRC, la vendita delle arance della salute, raccolti ben 2.000 euro. La forza del volontariato spinge la ricerca e con le arance della salute un ulteriore contributo viene dato all'opera che medici e studiosi svolgono per sconfiggere patologie gravi. Su iniziativa dell'associazione Il Girasole di Pescolanciano è stata promossa a Isernia, nell'area antistante la farmacia dei Pentri, la vendita collegata alla fondazione AIRC e la risposta è stata importante. Molte persone infatti hanno raggiunto lo stand del Girasole e con una donazione di 10 euro hanno acquistato la borsa con 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia. E per chi voleva fare il pieno di gusto era disponibile anche il vasetto da 500 grammi di miele biologico di arance e la marmellata, sempre di arance. Nicolino Del Matto, che è tra i soci fondatori dell'associazione Il Girasole, organizza da 20 anni eventi solidali anche collegati all'AIRC ed è riuscito insieme a tutto il gruppo a convogliare su queste giornate grandi gesti di altruismo e una ingente quantità di fondi destinati alla ricerca. Sono 20 anni che collaboriamo con l'AIRC e facendo dei piccoli conti così abbiamo donato all'AIRC quasi 50.000 euro. Io invito tutti quanti a partecipare a queste manifestazioni perché la ricerca è la cosa più importante di questi tempi. Noi siamo in una piccola realtà a Pescolanciano, difatti siamo una ventina di soci che collaboriamo, facciamo tutte le manifestazioni dell'AIRC, ma facciamo anche altre manifestazioni a livello culturale nel nostro paese. In effetti anche nelle festività scorse avete svolto diverse manifestazioni, bisogna dire che le persone rispondono, quindi c'è voglia di donare. Sì, effettivamente le persone rispondono, pure qua sulla piazza di Isernia per esempio, la volta scorsa abbiamo donato i cioccolatini e poi pure a maggio abbiamo fatto le alzalee della ricerca e pure qua abbiamo fatto quasi 2.500 euro che abbiamo donato all'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino del Molise è stato impegnato nelle scorse ore in una esercitazione con l'undicesimo reparto volo della Polizia di Stato di Pescara in Alto Molise. L'attività ha visto il personale del soccorso alpino e l'equipaggio dell'aeromobile impegnati in simulazioni di intervento in luoghi impervi e innevati. Qui siamo nel comune di Capracotta. Ha preso parte all'esercitazione anche l'unità cinofila da ricerca in valanga del soccorso alpino che è stata elitrasportata insieme al conduttore e sbarcata sempre mediante il verricello. Sono state svolte delle esercitazioni con l'ausilio dell'elicottero a terra e proprio mediante il verricello. Queste procedure risultano efficaci e indispensabili per il trasporto rapido del personale e delle unità cinofile in eventi di soccorso tecnico-sanitario di emergenza reali, fanno sapere dal soccorso alpino, in ambienti impervi e difficilmente raggiungibili in cui non è possibile l'atterraggio dell'aeromobile. Tecniche molto professionali e molto importanti naturalmente. Il sindaco di Colle d'Anchise, Carletto Di Paola, è il nuovo presidente del consorzio industriale di Campobasso Boiano. Del nuovo esecutivo fanno parte i comuni di Campochiaro, San Polo Matese, Boiano Cantarupo e Casalciprano. Soddisfazione è stata espressa proprio dal neopresidente. Da oggi siamo al lavoro per rilanciare il consorzio industriale, ha detto Di Paola, una realtà importante nell'area matesina e
di tutto il Molise. Per troppi anni c'è stata una situazione di stallo perché l'ente veniva da un periodo di commissariamento a causa di quanto accaduto in passato. In questa fase non voglio puntare il dito contro nessuno, ma c'è da lavorare e faremo quotidianamente del nostro meglio. L'ente, la situazione finanziaria dell'ente, scusate, non è certamente semplice, ma abbiamo davanti anche importanti opportunità che dovremo essere bravi a cogliere. Queste le parole di Paola. Andiamo a Termoli ora, dove è stato presentato il nuovo indirizzo scolastico che tornerà, scusate, che formerà esperti in ambiente digitale. Il corso della durata di 4 anni sarà ospitato dall'Istituto Boccardi Tiberio. Sentiamo Andrea Vertolo. A Termoli presentato il nuovo corso quadriennale previsto dal MIUR per l'Istituto Boccardi Tiberio. Nell'aula magna della scuola di Piazza Kennedy sono state illustrate le potenzialità e gli elementi che caratterizzano il corso che formerà nuovi esperti dell'ambiente e del digitale. Un diploma innovativo sotto molti aspetti, anzitutto perché gli studenti completeranno il percorso di studi in soli 4 anni, un anno in meno rispetto agli altri diplomi, ma con una formazione specifica e avanzata. Si tratta inoltre di un indirizzo di studi fortemente richiesto sul mercato, si è detto in conferenza, sottolineando l'esigenza di avere sempre più esperti per la transizione ecologica e digitale. Presente all'evento il sindaco di Termoli Francesco Roberti, accompagnato dal consigliere Michele Marone, insieme al vicepresidente Tommaso Guerrera e al professore Francesco Di Falco, il quale ha sottolineato l'importanza di questa nuova opportunità formativa. Abbiamo avuto solo qualche giorno fa l'ok dal Ministero dell'Istruzione per l'attivazione di un corso quadriennale che aveva delle direttrici ben chiare: la transizione ecologica, il digitale e le lingue straniere. Ecco, noi qui a cavallo tra Natale e l'Epifania abbiamo dovuto presentare un progetto anche in velocità, ma l'abbiamo fatto col cuore, nella consapevolezza che poteva essere un fiore all'occhiello non solo per Termoli, ma soprattutto per i ragazzi, per le famiglie, per le chance, in termini di preparazione e di formazione. È uno degli obiettivi del piano di ripresa e di resilienza. Ecco, in un momento in cui a Termoli c'è crisi, ci sono delle conferenze stampa per chiusure, per preoccupazioni di perdita di reparti, ecco, finalmente qualcosa che si apre. Ma la cosa bella è che si apre qualche cosa per la formazione dei nostri ragazzi, perché ovviamente l'Europa ce lo chiede, ormai in tutta Europa ci sono questi percorsi quadriennali, quindi ci dobbiamo mettere al passo dei tempi e per questo abbiamo strutturato un percorso quadriennale. La validità è stata consacrata dal Ministero dell'Istruzione, che solo noi a Termoli dà l'onore di fornire questa offerta formativa, solo noi a Termoli abbiamo questo corso quadriennale che soprattutto punta su questi 3 obiettivi fondamentali: l'ambiente, il digitale, quindi le competenze informatiche, e le lingue straniere, perché sono fondamentali oggi per il lavoro e per la richiesta del mercato del lavoro. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per domenica 30 gennaio. Un campo di alta pressione abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato, venti deboli, mare mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione: Campobasso minima 4, massima 14, Isernia minima 0, massima 11, Termoli minima 2, massima 12, Venafro minima 1, massima 11 gradi. Qualche istante di pausa, non andate via, tra poco la pagina sportiva. Eccoci tornati in studio per parlare di sport. Partiamo dal calcio di Lega Pro con tutte le partite in programma in questo weekend, in cui si gioca la 24esima nel girone C: Catania-Catanzaro, Fidelis-Andria-Campobasso,
La partita che si gioca lunedì rispetto a tutte le altre che si giocano domani è Juve Stabia Foggia alle 21 e ancora Latina Taranto, Messina Picerno, Monopoli Francavilla, Paganese Bari, Palermo Monterosi, Potenza Avellino, Turris Vivonese. La gara del Campobasso, così come diverse altre, si giocherà alle 17:30 e sicuramente questa per il Lupo sarà una sfida decisiva in chiave salvezza. Mister Cudini ha diverse opzioni che sta valutando. In attacco, ad esempio, c'è il ballottaggio tra Parigi e Rossetti, oltre che tra Mercai e Liguori. Sentiamo. Vincere, il Lupo non ha scelta. 3 punti per rilanciare le ambizioni salvezza e per preparare con tranquillità il Tour de Force che attende Bontà e Soci. 3 gare in una settimana, Andria appunto, poi ancora una trasferta a Taranto mercoledì e domenica prossima al Romagnoli, il Palermo. 3 sfide con in palio un pezzo di salvezza, oggi la rifinitura, nelle prossime ore la partenza per Andria. Cudini potrà contare sulla migliore formazione, in attacco tante scelte, ballottaggio, Parigi, Rossetti per il ruolo di centravanti, sull'esterno insieme a Di Francesco, uno tra Mercai e Liguori. Il resto della squadra sarà uguale a quella che ha pareggiato contro la Juve Stabia. Fidelis Andria Campobasso sarà diretta dal campano Michele Di Cairano. E siamo ora alla Serie D, anche qui vediamo tutto il programma delle partite. Si gioca nell'interregionale nel girone F la 18ª stagionale. Castelfidardo Vasto Girardi, rinviata Castelnuovo Pineto, Chieti Nereto, Matese Porto d'Ascoli, Monte Giorgio Alto Casertano, Notaresco Fiuggi, San Benedettese Trastevere e ancora Tolentino Recanatese, mentre si giocherà a porte chiuse la partita Vastese Fano. Andiamo ora in Eccellenza, anche qui vediamo tutte le partite in programma per questa 16ª stagionale. Altilia Samnium Polisportiva Gamba Tesa, tutte le partite sono in programma domenica, quindi domani. Ururi Termoli, Boiano Sesto Campano, Cliternina Volturnia, Olimpia Agnonese Campobasso 1919, Pietra Montecorvino Isernia, Guglionesi Campo di Pietra, mentre è stata rinviata Venafro Castel di Sangro. Siamo ora al basket femminile di Serie A1. Dopo ben 42 giorni, la Magnolia Molisana Campobasso torna sul parquet. In programma la partita con Lucca. Sentiamo tutto da Vincenzo Ciccone. Ritrova il conforto del parquet dopo ben 42 giorni, 6 settimane piene, la Molisana Magnolia Campobasso. Le rossoblù, che erano scese in campo per l'ultima volta sul parquet lo scorso 19 dicembre ospitando l'Arena il Faenza, ora vanno a far visita in un incrocio chiave in prospettiva playoff a Lucca, con l'intento, se possibile, di provare anche a riscattare il match dell'andata, cui si riferiscono queste immagini, quando, sotto i colpi delle americane Dietrich e Wiz, autrice di 29 punti con un fantascientifico 9 su 13 nelle conclusioni dall'arco, i fiori d'acciaio uscirono sconfitti per 83-70. Per coach Sabatelli ora una situazione non semplice. Al di là della lunga assenza dai campi di gioco, occorrerà verificare quelle che sono le condizioni delle atlete rientrate dopo la positività al Covid-19 e contemporaneamente comprendere qual è lo stato di salute delle campobassane, che, dopo il confronto di Lucca, avranno davanti a sé altre 4 gare in 2 settimane. Mercoledì recupero il 17° turno a Sassari, poi la 19ª giornata sabato in casa contro Broni, primo dei 3 impegni interni consecutivi, con successivamente recupero del 15° turno contro la Virtus Bologna giovedì 10 febbraio e quello del 13° turno contro San Martino di Lupari domenica 13 febbraio. Nel frattempo tutte le attese sono sul match del Palatagliate, che sarà diretto da una terna tutta al maschile, composta dall'ancoletano Dionisi, dal bolognese Calella e dal reggino Praticò. Parliamo ora di calcio a 5 di Serie A e registriamo il grande entusiasmo di Matheus Barrichello, uno dei volti dei calciatori di punta del Cusmolise, per l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia, accesso che è stato conquistato con la vittoria sulla Lazio. Sentiamolo al microfono di Francesco Presutti. Matheus, complimenti, gara molto ma molto sofferta, ma alla fine dai, era importante la vittoria. Sì, certamente abbiamo pensato tutta questa settimana a questa partita,
e alla fine siamo riusciti a portare questi punti a casa e raggiungere la classificazione per la Coppa Italia, che per noi in questo momento era importantissima. Ma posso non chiederti cosa è successo alla fine, insomma? Allora, purtroppo tutte le squadre che giocano contro di noi pensano di poter vincere con questi insulti, con le entrate più forti, con le provocazioni, però perché sanno che noi tutti siamo giovani, però capisco la voglia agonistica loro, perché pure loro giocavano una classificazione in Coppa Italia, quindi era importante pure per loro, però il modo in cui è finita non ho capito il perché hanno reagito in quella maniera. Magari perché hanno perso, però sicuramente se perdevamo noi non sarebbe così la fine della partita, sicuramente, perché siamo una squadra che non ci permettiamo di fare queste cose. Senti Mateus, sicuramente diciamo questo periodo particolare influisce anche sulla vostra forma, no? Perché soste, poi magari si riprende, poi recuperi, siamo un po' tornati a quello che era accaduto l'anno scorso. Sì, adesso abbiamo un paio di giorni per riposare, perché abbiamo una lunga sosta e cercheremo sempre di allenarsi al massimo, pensando già alla prossima sfida, che sarà contro il Sala Consilina, e che sarà un'altra partita importantissima per uscire dalla zona, non uscire dalla zona salvezza, però di garantire un po' questa classificazione al playoff. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che potete rivedere online tutti i nostri contributi, tutti i nostri telegiornali, le nostre trasmissioni sul sito teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia e da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.